Torna al 9 e il 10 aprile il bambino naturale, fiera dedicata alla famiglia, al legame tra genitori e figli, all'educazione e alla sostenibilità delle pratiche di gestione domestica, tra laboratori per bambini, incontri e occasioni di confronto con esperti del settore. La manifestazione quest'anno è alla seconda edizione dopo il successo della prima. Ai nostri microfoni illustra l'iniziativa Rosa Giudetti, presidente dell'associazione Montessori Brescia. L'anno scorso è la fiera del bambino naturale che noi abbiamo organizzato insieme all'associazione Il Bambino Naturale, Leone Verde, Kairos e L'Impronta, quindi associazioni anche del territorio, ha registrato la presenza di oltre 8.000 persone. È veramente una bellissima festa della famiglia. Quest'anno abbiamo voluto che questo evento diventasse annuale, quindi questa fiera sarà a Villa Mazzotti anche nel 2016 il 9 e 10 aprile. Sì, allora abbiamo chiamato dei relatori di altissimo livello anche quest'anno che parleranno a chi vorrà partecipare del bambino, dei suoi reali bisogni, di come aiutarlo fattivamente ma anche con rispetto a raggiungere le competenze di sviluppo. Dedicato Fiera del Bambino Naturale, edizione di Chiari, e lì è possibile trovare il programma, ci sono anche le foto dell'edizione dell'anno scorso, l'elenco degli espositori e ci sarà anche un servizio ristorazione, quindi a poco prezzo chi parteciperà potrà anche trovare qualcosa da mangiare. Ci tengo a dire che tutto l'evento, che comprende anche numerosissimi laboratori per bambini e adulti insieme o per bambini, è gratuito. Quindi l'ingresso è gratuito e tutto quello che si propone durante le due giornate è gratuito. La manifestazione, a ingresso libero e gratuito, anche quest'anno si svolgerà presso la favolosa location di Villa Mazzotti a Chiari. E a tal proposito abbiamo intervistato l'assessore del comune, Laura Capitanio. Villa Mazzotti protagonista ancora quest'anno, nel quale ricorre proprio il centenario della Villa Mazzotti 1916-2016, un anno nel quale in Villa Mazzotti ci saranno moltissime iniziative, moltissimi eventi e siamo molto contenti che questa iniziativa sia stata riconfermata.